L'ultima partita di Italiano sulla panchina della Fiorentina, quindi le chiedo un po' prima di tutto di salutare il popolo viola, anche se questo saluto arriva ancora con tanto amaro in bocca per quanto successo ad Atene. Sì, purtroppo potevamo davvero anche noi oggi arrivare con un giusto premio, perché sono stati 3 anni bellissimi, 3 anni dove penso di andarmene diverso da quando sono arrivato 3 anni fa, migliorato, con un bagaglio davvero enorme per quello che mi hanno dato la società, i ragazzi, tutto il popolo viola, che chiaramente porterò per sempre nel cuore. Penso che, ok, non abbiamo aggiunto anche noi un trofeo, però il percorso è stato un percorso grandioso, fantastico. Non è mai facile, e dispiace per i ragazzi, davvero per tutta la gente che meritava di alzare, di festeggiare e di avere questa gioia come ha avuto Bergamo, però per me sono stati 3 anni davvero positivi, ma non parlo di risultati in campo, parlo per i rapporti che si sono creati con i ragazzi, tutti a piangere, tutti ad abbracciarci, tutti davvero. Il calcio è strepitoso da questo punto di vista. Guarda, mi vengono i brividi, mi emoziono, perché andare via e lasciare questo legame è davvero un qualcosa di non bello. Però il calcio è questo, poi vai avanti, si aprono nuove pagine, ma davvero i rapporti che abbiamo creato rimarranno per sempre. Campo. È quello che le chiedo, Italiano, è veramente molto genuino, perché Pradè ci ha detto: noi oggi chiudiamo un ciclo non con l'allenatore italiano, non con un allenatore, ma con Vincenzo, uno di noi. Ma allora perché va via, se l'emozione è questa? Cioè, quando ha maturato questa decisione e perché? Ma perché penso che quando si arriva ad un certo livello, quando forse non riesci ad andare oltre, e la gente, l'ambiente chiede anche uno sforzo maggiore, credo che nel momento in cui uno ha dato il massimo, io penso di aver dato tutto, e allora è giusto voltare pagina, ripartire, lasciare spazio forse a nuove idee, a un nuovo pensiero che può far crescere ancora i ragazzi, che può dare soddisfazioni a questa gente, ed è questo che ho detto al presidente, alla moglie, al direttore, a tutti quelli che venerdì erano insieme a me nel discutere nel momento in cui si è preso questa scelta. Marco? Sì, mister, io ti faccio solo i complimenti per questi anni a Firenze, perché i soliti cicli si valutano da dove cominci e da dove arrivi, dove porti la squadra, perché è vero che la società è cresciuta, però è vero che ci vuole anche chi porta le idee sul campo, porta la squadra a giocare tutte le partite per vincere, a raggiungere delle finali, ad aprire un percorso. E io penso che anche a volte si dice sì, la finale non si è vinta, però ha lasciato nell'ambiente, nella squadra, nei giocatori, ma penso anche in te stesso, la consapevolezza della bellezza di quei momenti, di volerli rivivere per poi un giorno andarla a prendere. Quindi hai fatto 120-130 partite negli ultimi 2 anni, giocando ogni 3 giorni, la squadra anche oggi penso che non hai avuto neanche tempo per preparare la gara, ormai va in automatismi da soli, cioè si riconoscono nei propri concetti che gli hai dato. Quindi io valuto altamente positivo il tuo percorso e ti faccio i complimenti proprio per il ciclo che hai fatto e per quello che hai portato, anche perché per te, e poi era la prima volta anche affrontare ogni 3 giorni le partite, hai dovuto anche te cambiare modo, velocizzare forse anche la messa in campo, che poi ti potrà tornare utile per il tuo futuro. Guarda, ti rispondo perché tra un pochettino, perché è arrivata una persona che... Chi è? Dice di volermi volevo bene. Volevo ribadirlo quello che ho detto prima, e lo ribadisco con i fatti, con questo, con il nostro abbraccio, perché noi tutti noi, a iniziare dal presidente, a iniziare dalla moglie, a iniziare dalla famiglia di Joe, a iniziare da Alessandro Ferrari, a iniziare da Nico Burdisso, dai calciatori, perderemo tanto senza Vincenzo, di
ve l'ho già detto, non solo una situazione professionale, perché il nostro è un mondo che va avanti, è un mondo che si evolve in continuazione, però l'aspetto che ci siamo dati in questi 3 anni di crescita e di amicizia rimarrà sempre. Vincenzo, gli auguro veramente il meglio. Grazie. Vuole aggiungere qualcosa, Italiano, a queste parole? Ma ve l'ho detto prima, sono stati dei momenti indimenticabili dentro lo spogliatoio, con le parole del capitano, con le parole del direttore. Si va avanti, ve l'ho detto, nella vita, nel calcio si riaprono nuovi scenari, nuove pagine. Per rispondere a Marco, ti dico che davvero secondo me sono stati 3 anni favolosi, perché ci siamo posti degli obiettivi. Il primo anno raggiungere l'Europa l'abbiamo fatto, di correre forte in tutte le competizioni, e ci siamo riusciti. E penso, e ne sono convinto, che sia io che i ragazzi in questi 3 anni abbiamo ottenuto una crescita e un bagaglio di conoscenze davvero strepitoso. Come hai detto te, abbiamo cambiato sistema, abbiamo cambiato posizioni, e ci siamo adeguati, ci siamo anche aggiustati, quindi tutti abbiamo, secondo me, in questi 3 anni siamo cresciuti in maniera esponenziale, società, giocatori, io, il mio staff, tutti, e di questo ne sono felice. Dario Mastroianni. Sì, buonasera, Italiano, sulla scia di quello che abbiamo detto fino a questo momento, quindi provando a chiedere a Vincenzo e non a Italiano, in questi 3 anni si è sentito però in certi momenti magari troppo criticato, sapendo appunto da dove ha preso la squadra, dove la lascia e il ciclo straordinario fatto? Ma chi lavora a Firenze, chi inizia un percorso con la maglia viola, sa che deve dare tanto, sa che la gente ha grande passione, spinge forte per ottenere grandi risultati, e secondo me dopo 3 anni ho capito che anche alcune critiche, anche alcuni attacchi sono attacchi dettati dalla passione, dal cuore, dall'amore che hanno nei confronti di questa maglia. Quindi tante volte mi hanno, anche quelle critiche costruttive, aiutato ad aggiustare qualcosa. Alle volte le ho accusate, mi hanno anche fatto del male, ma si riparte, si reagisce, perché siamo professionisti, dobbiamo farlo, e questi sono i risultati. Ripeto, potevamo chiudere il cerchio con anche noi un trofeo, purtroppo non ci siamo riusciti, ma vi dico le parole che mi ha detto Gasperini, che il percorso verrà sempre ricordato, che non è solamente alzare quella coppa, ma in futuro si dirà che la Fiorentina ha fatto 3 finali, che la Fiorentina è arrivata sempre in fondo a tutte le competizioni, e il valore verrà riconosciuto. È bello quello che dice. Oggi però è già domani. Domani cosa farà Italiano? Ma adesso da domani vediamo di iniziare a programmare il futuro, come farà il nostro direttore, che lo farà con grande amore, con grande intelligenza, con grande rispetto per il suo popolo. Anch'io devo cercare di ponderare bene tutte le scelte, di cercare di anch'io andare a fare un percorso che mi dovrà migliorare, mi dovrà far togliere delle belle soddisfazioni, quindi c'è tempo per scegliere bene. E c'è una fermata di treno tra Firenze e Bologna, questa così è un'informazione, treno alta velocità, una fermata, molto, molto comodo. Grazie a Vincenzo Italiano, alla prossima.